parla sempre. Io sono siciliano, sono omertoso. Non so perché ho scelto di fare sto lavoro, mi tocca parlare. E da noi si sta zitti, si guarda, sta a posto. Perché quando mi capitava all'inizio che abitavo in Sicilia, venivo qualche volta a nord, sentivo dire ogni volta, voi, mi sentivo dire sempre la stessa cosa, già voi siciliani ci avete poca voglia di lavorare, poca voglia, un cazzo proprio. Per noi è una vergogna, un'umiliazione, geneticamente non siamo portati questa cosa. I siciliani meridionali passano tutta la vita cercando di evitare il lavoro, in tutti i modi, cerca di andare in pensione a 18 anni, di sposare una mignotta calamandiera, di spacciare, qualsiasi cosa pur di non andare a lavorare, proprio è una cosa pesante. Io gli unici due amici che lavorano sono uno che ha fatto uno sgarbo alla mafia e per punizione gli hanno trovato il lavoro, all'altro l'abbiamo iscritto a un concorso noi a sua insaputa, era l'unico partecipante e l'hanno preso. Che viviamo in posti belli dove la natura è stata generosa, è estate 11 mesi l'anno, si sta bene all'aria aperta, si fa vita sociale, sembra di stare in un villaggio turistico, si sta bene sereni. Io ho sempre pensato, se sono nato in un posto dove viene la gente in vacanza da tutto il mondo, perché io che ci sono nato devo lavorare? A me mi spetta diritto un fare un cazzo. Che poi ho sempre sostenuto che per lavorare ci vuole un posto brutto, senza distrazione, un posto dove dici, cazzo faccio, vado a lavorare, tipo, la pianura padana è perfetta, ti svegli, non puoi lavorare a Capri, Capri c'è i faraglioni, a scogliere, cazzo faccio in ufficio, ma vaffanculo, prendo asciugamano, vado a mare, tanto è gratis. La pianura padana sta facendo perfetto, ti svegli la mattina, apri la finestra, c'è la nebbia, non si vede un cazzo, va via la nebbia, non c'è un cazzo a vedere lo stesso. Ho detto, vado a lavorare, almeno ammassa il tempo. Io mi ricordo la prima volta che ho conosciuto un milanese dal vivo, che fino a quel giorno lì li avevo visti solo nei documentari. A Rai 3 facevamo questi documentari sui milanesi, facevamo vedere dove abitano, cosa mangiano, come si riproducono nel loro habitat. A volte mi chiedo perché ridono, ma ho fatto anche una battuta. E questo era un signore sui 60 anni che era venuto in vacanza in Sicilia, che io lo vedevo la mattina in spiaggia, però non mi sono avvicinato subito per non spaventarlo. La prima volta che rivedo uno, non vorrei che si prenda paura, scappa. Cercavo di farlo abituare piano piano alla mia presenza. I primi giorni mi nascondevo dietro agli scogli, dietro ai cespugli. Evitavo di fare movimenti bruschi, stavo... All'inizio gli lasciavo da mangiare dietro l'albero, ma allontanavo, questo andava a prendere. Dopo 3-4 giorni però cominciava a rilassarsi, cominciava a prendermi il mangiare alle mani, si avvicinava, era un po', si faceva accarezzare, era un poco diffidente ancora, però piano piano si andava sciogliendo. Dopo un paio di settimane abbiamo fatto amicizia, abbiamo preso confidenza. Una mattina mi ferma sto signore, mi ha detto, senti, mi devi togliere una curiosità. Ho detto, prego. Ma tu alla tua età, non lavori? Che sei un ragazzo sano, giovane. Dico, non lavoro. Purtroppo in Sicilia manca il lavoro. Dice, ma manca il lavoro, ma non mi pare che tu ti sbatta più tanto. Che sono qua da 2 settimane, se ogni mattina in spiaggia. Allora, manca il lavoro, che faccio? Sto a casa a piangere. Beh, il mare è gratis, uno quello che può godere lo gode. Ma no, mi ha detto, fai male. Io alla tua età già lavoravo in una fabbrica, poi piano piano ho fatto carriera, poi mi sono messo in proprio, ho aperto una piccola attività per conto mio, ho cominciato ad assumere dei collaboratori, piano piano mi sono ingrandito. Sava, ci ho fatto tantissimi anni di sacrifici. Lavoravo 10-12 ore al giorno, sabato, domenica, Pasqua, Natale, non mi sono mai fermato. Però adesso, finalmente, dopo tanti anni di sacrifici, mi ritrovo ad essere proprietario di una grossa azienda con 300 dipendenti che va avanti da sola e solo oggi io mi posso permettere di stare a mare tutto il giorno. Guarda, dico, a me fa piacere che lei sia proprietario di una grossa azienda con 300 dipendenti, che le cose vanno bene, eccetera, eccetera. Dico, ma non è che c'era bisogno di fare tutto sto casino per andare a mare? Ho detto,
Io stamattina mi sono svegliato e ho pensato, apro una grossa azienda con 300 dipendenti o vado a mare? Siccome erano già le 11, ecco. Però oggi vado a mare con l'azienda, l'apro l'altro giorno che mi sveglio prima, che ci vuole un po' di tempo, trovo il terreno, fa l'azienda, poi vado a trovare in Sicilia 300 dipendenti che non voglio lavorare. Ci vuole. C'è una ricerca porta a porta come i testimoni di Geova. Che poi li trovi a fine mese, c'è poi chi sciopera, chi vuole l'aumento, chi vuole andare in malattia, vuole andare in ferie, c'è la mafia da pagare, tasse da evadere, no, un sacco di problemi. Ci ho pensato mezz'ora e mi era venuto un mal di testa. Dove andate a fare un culo tutte, vado a mare. Anche i politici in Sicilia non è che ci hanno mai aiutato più tanto. Anni fa mi ricordo c'è stato un politico, questo qua si è candidato, ha fatto una bella campagna elettorale, ci ha convinti, lo abbiamo eletto, questo arriva a Roma al Parlamento. La prima volta che prende la parola, si alza in piedi e face: dobbiamo portare il lavoro in Sicilia. Sto pezzo di merda. Prima ci chiede voto. Poi ci viene contro. 50 anni che mandiamo là i politici a chiedere i contributi, ci è andata sempre bene, ma cazzo ti viene adesso andare a chiedere il lavoro, ma sei scemo? Dico. Infatti la legislatura dopo non l'abbiamo rieletto per non correre rischi, che già ci eravamo presi uno spendo grosso qualche anno prima con lo zio Silvio, l'utilizzatore finale, Terminator. Vi ricordate quando iniziò la sua attività politica? Sono passato dallo spettacolo alla politica in serenità. Non è vero, ha fatto sempre lo stesso lavoro, ha fatto lo spettacolo a Parlamento. Quando disse una frase celebre che ormai è stata consegnata alla storia, ce la ricordiamo tutti, una delle sue prime insomma esternazioni, quando disse: garantisco 1 milione di posti di lavoro. Vi ricordate, no? Non so qua a Milano come l'avete presa. Noi in Sicilia ci siamo cagati addosso. Che la prima cosa che abbiamo pensato qual è stata? Al nord Italia lavorano tutti, 1 milione di posti di lavoro vengono a cadere tutti qua adesso. C'è stato il panico, chi si è nascosto in campagna, nelle cantine, chi si è ricoverato, chi è andato in Germania a trovare i parenti emigrati, fammi dormire un po' qua fin quando si calmano le acque. Perché... pensavo che la mattina al bar sarebbero arrivati i carabinieri con la camionetta a prendere la gente e portarla a lavorare. Ci siamo vista brutta, eh? Meno male che era una cazzata. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. Non c'è più Rocco Bilascio, sai, schifo, perché non c'è più quel casello. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Ronco Bilaccio, storia d'amore di Patti Pravo, che tra questi tornanti si ritirava a provare. Ronco Bilaccio, leitmotiv di Isoradio, con le sue code in A1 che bloccavano l'Italia. Ronco Bilaccio, terrazza facciata sui monti, tra Emilia e Toscana, oggi un deserto d'asfalto, isolato da tutto, dopo l'inaugurazione della variante di Valico lo scorso dicembre. Ci sono state, soprattutto nel periodo... She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop.
roll over Beethoven. I roll over Beethoven. I roll over Beethoven. I roll over Beethoven. I roll over Beethoven. Dig to the rhythm and blues. Ma poi voi non avete ancora capito, non avete ancora capito. Qui non c'è il leader di un partito politico. Voi non avete ancora capito chi siamo, continuate a fare le domande come se vi trovaste di fronte a un partito nuovo. Questo non è un partito, questo è un movimento che è entrato dentro e ha già vinto, ha già fatto la sua rivoluzione, non ve ne siete accorti, ha già vinto. Noi stiamo costringendo tutti i parlamentari, tutti i partiti, innanzitutto a sparire. Siamo noi la ragione per cui molti partiti sono spariti, e in sei mesi non si parla più di tanti partiti, e il PDL si sta evolvendo in qualche cos'altro, il PD in decine di correnti, non ci sono più i partiti sono morti, mi avete attaccato in tutti i modi quando dicevo queste cose. Abbiamo già fatto una rivoluzione, abbiamo messo dentro un movimento, dentro un'architettura fatta per i partiti, è come mettere un cerchio dentro un quadrato. Noi stiamo obbligando questa gente a parlare di ridursi gli stipendi, di togliersi le pensioni, di mettere dei tetti alle pensioni. Stiamo obbligando questa gente a parlare del nostro programma, perché è un programma fatto per i cittadini e fatto dai cittadini. Ma non avete ancora capito chi avete di fronte. Io non sono leader di nessuno, io sono un garante. Noi abbiamo dovuto fare tutte cose di fretta, perché quando andate a vedere le cose che avete scritto e registrato voi, di Schifani oppure di Vizzini, che era presidente della Commissione Affari Costituzionali, quando si sono inventati di fare le elezioni 4 mesi prima, a febbraio, con la neve, col ghiaccio e col gelo, per chi hanno fatto? Andate a vedere cosa dicevano, per eliminare il movimento, perché non volevano che il movimento si potesse candidare alle elezioni, perché eravamo gli unici a raccogliere firme senza tempo, e ce l'abbiamo fatta lo stesso, partendo a luglio con 2 studi di avvocati, ce l'abbiamo fatta con uno sforzo incredibile in tutte le circoscrizioni estere, con i consolati anche a volte contro questo movimento. Abbiamo avuto una stampa, la vostra stampa, completamente sempre contro, parlavate di diari, e avete dato l'impressione all'opinione pubblica che noi facessimo discussioni di settimane sulla diaria. È chiaro che noi, non avendo tempo, non avendo avuto molto tempo per fare le selezioni, per fare le candidature, siano entrati delle persone che non dovevano entrare perché avevano magari altre idee. È uno sbaglio nostro, è stato uno sbaglio di comunicazione anche nei vostri confronti. Abbiamo fatto degli sbagli, ma abbiamo inserito delle persone oneste in un circuito che non si vedevano da anni, persone così. Andate a vedere dove ci sono i sindaci 5 Stelle, che cosa sta succedendo. Ma dovreste vergognarvi voi, perché una parte, e molta parte di questo sfacelo economico, politico, sociale di questo paese è la vostra responsabilità. Ecco perché siamo 69esimi nella scala della libertà di informazione, secondo House of Freedom. Siamo ancora un paese semilibero, grazie anche alla vostra informazione, che fortunatamente non è tutta così. Però la maggior parte è così. Andate a vedere cosa